Ero di Stefano, siamo a fare l'Aquila perché c'è da fare l'Aquila dopo 3 anni. Sono fisiologici questi 3 anni post sisma, senza praticamente cominciare la ricostruzione pesante, oppure c'è qualcosa da migliorare? In effetti questo convegno serve probabilmente a capire questo. Ma no, io credo che non siano fisiologici. È fisiologico un periodo di tempo dopo un sisma per mettere a punto le questioni da fare. Non sono forse fisiologici 3 anni, non lo sono se si tiene in relazione quello che comporta il centro storico con quello che va al di fuori del centro storico. Io credo che al di fuori del centro storico abbiamo qualche ritardo, lo abbiamo sempre detto, i motivi di quel ritardo, c'è una certa leziosità nell'esame dei progetti. Sul centro storico credo che per alcune cose si poteva partire prima, conosciamo bene la città, per questo lo diciamo, mentre per altre ci volevano, come dire, politiche di approfondimento e di trasformazione. Ecco, questo convegno forse mette in luce questo, lo mette dopo 3 anni, forse ascolteremo adesso i relatori, noi avremo qualcosa da dire in proposito, vedremo di confrontare se le nostre idee con quelle dei relatori combaciano in qualche modo. Ecco, i tecnici, anche quelli venuti dall'estero, che hanno avuto le stesse problematiche con i terremoti e quant'altro, dicono quasi tutti la stessa cosa, c'è bisogno della politica, cioè noi siamo tecnici, siamo a disposizione, però se la politica non apre la strada, non fa da apripista, probabilmente non riusciamo a fare il nostro lavoro a dovere. No, io sono di questo avviso, è vero che il Comune ha tenuto una forte posizione conflittuale, ma dal punto di vista della visione della politica. Anche quando si parla, come dire, di nuova città, di trasformazione di città, bisogna partire da un punto. Quali sono le risorse disponibili? Cioè, un conto è che questa sfida la raccoglie il Paese nella sua interezza, perché è stata colpita una città d'arte e una città capoluogo di regione ed ha avuto anche un altissimo numero di vittime. Altra cosa, se questa sfida la coniughiamo, poi non ci sono le risorse, ricadono sulle spalle dei cittadini e si ferma tutto lì perché le famiglie non possono addivenire a questo. Ecco, questo già è un primo punto da sciogliere. Quindi bisogna ingegnarsi in questo senso, bisogna avere nuove idee con questa prospettiva, probabilmente. Bisogna innanzitutto fare qualche punto di chiarezza anche con il governo. Bisogna fare il punto di chiarezza sulle risorse e sulle procedure, bisogna fare un punto di chiarezza soprattutto con gli enti che sono preposti in qualche modo a legiferare anche a livello regionale, sono quelli che mancano. Io quando ascolto eminenti politici che dicono non siamo in ritardo perché abbiamo lavorato sulle regole e siamo pronti per partire, io credo che non abbiano cognizione effettivamente di come stanno le cose. Mancano le regole fondamentali del partire, io non voglio enunciarle di nuovo qui. Però se quelle non vengono messe a punto diventa difficile partire, o partire bene, perché poi si parte, o partire bene. Non è un caso che sono partiti ad esempio gli immobili vincolati, validati dalla sovrintendenza perché godono di maggiori risorse, mentre stentano quelli che non sono vincolati. Un problema di risorse comunque c'è. E di burocrazia? Burocrazia la sapete tutti, la burocrazia che ha imperversato al di fuori del centro storico con l'esame delle pratiche, io credo che vada ferocemente cambiata, ma va cambiato il processo. Se noi chiediamo a uno studio tecnico di fare il progetto esecutivo per poter partire, quello studio tecnico da una parte rischia, a furia di fare progetti, di indebitarsi perché non parte mai. E noi uccidiamo un tipo di economia. Per il resto quel progetto ci mette tempo. Se noi scendiamo di livello, come dire, scendiamo di livello di richiesta di progettazione e la moduliamo, probabilmente mettiamo in piedi un sistema che ne beneficia sia l'organizzazione del lavoro, sia l'organizzazione dei fondi pubblici, perché ha più certezza di fondi pubblici, e sia anche lo studio tecnico non si vede sovraccaricato. Professor Kerrer, siamo qui a fare l'Aquila, c'è bisogno dell'appoggio di voi professionisti, altrimenti questa città e questo cratere non ripartono. Ma io penso che più che i professionisti c'è bisogno di decisioni politiche molto chiare, nette, semplici, operazionabili. Di che cosa si occuperà lei oggi in questo convegno, al di là della politica di cui c'è bisogno? È una tavola rotonda, quindi risponderò a cosa mi chiederà il nostro conduttore. Se mi chiederà qualcosa di specifico dell'Aquila, ovviamente metterò un certo riservo istituzionale, perché in questo momento nel mio ruolo ovviamente devo avere il riservo istituzionale. Se mi chiederà qualcosa di sviluppo in generale delle città, dirò che
devono guardare prima di tutto alle risorse interne, perché quelle esterne ovviamente ce ne sono molto poche. Che cosa intende per risorse esterne, professore? Risorse esterne, quelle che tradizionalmente hanno alimentato lo Stato, il giorno italiano, che non ce ne sono più, e quindi bisogna assolutamente fare autopromozione delle risorse interne, e quindi valorizzare al massimo le proprie risorse e cogliere le opportunità che danno le relazioni transurbane, transregionali, e quindi stare nel flusso, quindi aprirsi, non chiudersi, e quindi si ritorna al modello urbanistico del piano del 2004, che era l'unico piano a rete pensato per questa città. E che questa città ancora attuabile anche post sisma, quindi, secondo lei? Beh, oramai certo andrebbe verificato, perché ovviamente è passato molto tempo. Oramai poi accompagnare i processi è probabilmente più importante che non impostare altri processi, però accompagnare i processi avendo degli orizzonti di quel tipo è sicuramente molto utile ed opportuno. Professor Sacchi, fare l'Aquila c'è da fare molto, lei è quasi sempre qui, ecco, tutte le settimane qui nel cratere. Oggi si parlerà di ricostruzione, non solo, sono molti temi sul piatto. Si parlerà di ricostruzione, si parlerà di visioni della città, si parlerà di futuro per l'Aquila. Questo futuro dell'Aquila è un po' in ritardo purtroppo, ma non è mai troppo tardi, quindi io credo che ora sia giunto il momento, come dire, di passare ai fatti, di entrare in una fase molto concreta e di cominciare a ricostruire, ma non cominciare a ricostruire solo per ricostruire, cominciare a ricostruire perché nel giro di 10-20 anni veramente l'Aquila possa rinascere come città leader di un futuro sostenibile, di un futuro migliore, di un futuro in cui non si dipende dall'auto, di un futuro in cui le città diventano nuovamente competitive e attrattive per i giovani e così via. Quindi io questi vorrei che fossero i temi all'ordine del giorno per la tavola rotonda di oggi. Vorrei che si parlasse di cose concrete che al tempo stesso però garantiscano un futuro, futuro bello, un futuro radioso all'Aquila, che lo merita e che da qualche anno è ovviamente sotto shock per ciò che è successo. Senta, una sua opinione sui riflettori che si diceva si stanno spegnendo piano piano su questa tragedia, su questo sisma. Probabilmente questo showroom e questa iniziativa testimonia che, insomma, in qualche modo le luci sono ancora accese, possiamo dire questo? Sì, anche perché il nostro lavoro, che è il lavoro degli architetti, degli ingegneri, degli imprenditori, di tutti coloro che lavorano alla costruzione e alle ricostruzioni, è un lavoro che ha tempi lunghi, quindi noi sappiamo molto bene che al di là, come dire, delle ondate emotive, al di là del giornalismo, al di là delle luci televisive che appunto si spengono più rapidamente, poi il nostro è un lavoro di tempi lunghi. Probabilmente la ricostruzione di L'Aquila è un processo che impegnerà i prossimi 10-20 anni ed è un processo che non si chiude, nel senso che è la città in continua evoluzione, in continuo progress, è un continuo cantiere come tutte le città del mondo, a questo al di là, come dire, dell'emergenza vissuta dall'Aquila. È chiaro, le luci dei riflettori si spengono anche perché purtroppo si accendono su altre calamità naturali, su altri problemi che abbiamo in Italia continuamente, ma questo io credo che non farà dimenticare a nessuno quanto sia urgente portare a termine tutto ciò che si è delineato in questi anni per l'Aquila. Facciamo un'ultima domanda: in che cosa deve migliorare l'Aquila? Se lei dovesse scegliere o segnalare un settore in cui la ricostruzione deve davvero migliorare, c'è bisogno magari di più di dinamismo, di più velocità, di più rapidità, che cosa può... Io credo che l'Aquila però debba mettere a fuoco un problema molto grosso, che è quello del centro storico. Cioè l'Aquila rinasce nella misura in cui riesce ad affrontare, a gestire correttamente, in maniera innovativa, il grande tema della ricostruzione del centro storico. È un problema che vorrei porre anche oggi, vorrei che, ecco, gli esperti convenuti si rendano conto che è un punto chiave del futuro della città e purtroppo non è così sentito dai cittadini. Ho l'impressione che gli aquilani siano tutti spostati fuori. È un po' politico il problema, probabilmente hanno visto che a livello politico è stato un po' lasciato così, in una specie di limbo, il problema del centro storico. Probabilmente sì, anche perché è difficile metterci le mani sopra, quindi è più facile rinviare le decisioni rispetto al centro storico. Quando possono
milioni di aquilani cercano di viverlo in centro storico, probabilmente è un segno di quasi di disperazione, cioè viverlo al buio. E... Probabilmente sì, però è importante che lo possano cominciare a vivere con le luci accese, con le funzioni e con la vita che è giusto che abbia il centro storico di un'importante città italiana. Non vedo perché una storia così antica come quella dell'Aquila, peraltro segnata nel Settecento da un evento altrettanto disastroso. Nel Settecento l'Aquila è stata così ben ricostruita, più bella di com'era, credo che sia una sfida che possiamo raccogliere anche noi nel 2012. Professor Rocchi, siamo in un momento fondamentale per l'Aquila, o si riparte oppure non si va davvero in nessun luogo. Di che cosa ha bisogno l'Aquila secondo lei? Ma io farei un ragionamento un po' allargato, siamo in un momento gravissimo per l'Italia, di che cosa ha bisogno l'Italia? L'Aquila, diciamo così, è una parte... una parte importante naturalmente di un problema che ormai secondo me va visto a livello generale. Non capisco che l'Aquila è un fatto che è successo prima dell'Emilia Romagna, ma qua sarà difficile distinguere le priorità rispetto a una gerarchia cronologica. Quello che manca secondo me sono le risorse e le idee. Ha detto lei poco? Risorse e anche procedure, quindi secondo me non se ne è più da un dibattito, è necessarissimo, ne parlo adesso anche col sindaco Cialente, è necessarissimo che si rimettano insieme tutte le forze dell'università, della politica, delle infrastrutture eccetera e si ragioni in termini attuali. Guardi, le basti sapere questo, che negli ultimi anni ogni 8 anni c'è stato un terremoto in Italia, noi non lo smaltiamo in 8 anni. Quello che è successo in Umbria, penso a Gualdo Tadino, ancora stanno facendo i lavori, hanno c'era Umbria, hanno finito adesso. Lavori decennali? Di più, i terremoti vengono più rapidamente del tempo che noi abbiamo a nostra disposizione per poterli rimediare, quindi si sommano i danni, è un accumulo di danno. Di quanto tempo ha bisogno questa città secondo lei? Secondo me questo qua lo stabilisce, non un tavolo come si dice sempre, c'è un modo perché poi non si combina niente, bisogna immediatamente siano convocati gli stati generali delle persone, delle istituzioni che hanno diritto e dovere di pronunciarsi su questa materia e ristabilire tutto, rivedere le norme sismiche, rivedere le procedure. Rivedere i finanziamenti, rivedere i piani di sviluppo, rivedere i coinvolgimenti. Adesso io ho appena vinto un concorso internazionale per la ricostruzione della chiesa di San Gregorio, è un'idea che abbiamo messo a punto, che ha vinto questa gara internazionale con 46 concorrenti, io ero capogruppo dell'equipe vincente, propone di riutilizzare i materiali, le macerie, di non portarle via, di frantumarle a chilometri zero e creare dei pannelli diciamo con lo stesso materiale ma facilmente riponibili in opera, coinvolgendo anche le popolazioni locali rimaste magari disoccupate che, guidate da un'equipe un po' più esperta, possano contribuire a ricostruire la loro chiesa e la loro città. È un'esperienza già fatta negli anni 70 a Lima durante il terremoto. Le idee naturalmente sono importanti perché le idee devono correre più veloci, però... dei problemi. Però non bastano le idee, bisogna che tutti insieme ci mettiamo, cosa che non è avvenuta finora all'Aquila, lei lo sa meglio di me. Tre anni... Ognuno ha detto la propria, no?